has been an awakening. Have you felt it? Direi che è stata una buona idea fare questo video. Benvenuti ad una nuova puntata del Late Show con Karim Musa. E quindi, alla fine, ci siamo. Il video dei video. Per chi non lo sapesse, nel video precedente avevo chiesto alla gente di mandarmi delle clip di pochi secondi a tema horror con dentro una clip che gli avrei fornito io. E figurati se io non mi sia cagato addosso per questo esperimento, perché noi sappiamo benissimo che fine fanno le clip in green screen se le dai in pasto a internet. Cazzo, se ho detto che lo sappiamo, non c'è bisogno di far vedere nessun RVM. Devo dire però che mi avete stupito. Io qui lo dico e qui lo nego, non ho mai riso così tanto in vita mia guardando quello che mi avete mandato. E oggi vi mostrerò le migliori. In quello che tutti avete pensato fosse uno speciale di Halloween, quando in realtà vi ho gabbati, vi ho fregati. Non è uno speciale di Halloween, ma è uno speciale degli 11 anni del canale. Non so perché non ve l'abbia detto prima, forse per lasciare tutto il più naturale possibile, però a ottobre è stato il mio 11° anno del canale. Direi che sono tanti e questo video è quasi un regalo a voi per ricordarvi che voi siete i protagonisti di questo canale esattamente quanto lo sono io. Quasi. Tutti i soldi me li pappo io, però. Voi guardate e basta. Sai da cosa avevo capito che eravamo partiti col piede giusto per questo video? Perché la primissima mail che mi è arrivata è un wall of text enorme di peni. Peni. Ovunque. Questa è la prima cosa che mi è arrivata. Miglior pubblico di YouTube Italia, baby! Because this is Thriller. Thriller Night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know this is Thriller, Thriller Night. Sì, questa clip è veramente horror. Prova a farla vedere a qualche youtuber e dimmi se non si caga addosso. C'è da dire che moltissime clip non erano neanche a tema horror, ma cavolo se siete stati bravi. Alzati. Veramente bravi. Qui ci sono io protagonista di Interstellar, qui ci sono io protagonista di Uccelli, qui ci sono io nella cover di Alba Chiara, sono lì, non so se si vede. Però sono fiero di voi, perché nessuno mi ha mandato neanche una clip di Birdemic, ma neanche mezza, anche perché sarebbe stato facilissimo fare una clip banale di Birdemic, ma nessuno me ne ha mandata neanche mezza. Però me ne sono arrivate un paio belle di hit. Una dove ho anche il naso rosso e il rossetto. Cazzo, hai fatto un lavoro di tracking della Madonna, complimenti. E l'altra sono scoppiato a ridere quando l'ho guardata, perché non è un trailer di hit, è un trailer di yacht. Non so se l'avete capito, mannaggia. Per alcuni l'inferno sono gattini. Gattini ovunque, direi. Per altri invece è semplicemente una porta tra le fiamme che si apre nel buio con le tendenze di YouTube Italia dietro. Hai capito gli intenditori? E poi uno mi ha infilato in uno dei vecchi intermezzi di Rete 4. Uno dei miei sogni nel cassetto? Questa mail dice soltanto vaffanculo negro. Poi. È semplice ma funziona, mi piace. E poi ci sono quelli che ci hanno speso del tempo per farla, infatti si vede perché sono horror e sono ottime. Bravi, bravi. Oh Karim, Karim, carissimo Karim, adesso ti spiego. No, calmo Karim, Karim, ti spiego. Karim. Altri invece molto meno. Signora, c'è un uomo per lei. Guarda, manda un abbraccio alla tua famiglia e tanta ma tanta fortuna per il futuro. Uno ha capito perfettamente il mio incubo, quello di finire in Google Immagini in mezzo ai miei meme. It's a me, influencer! Ce ne sono alcune che hanno una cura per i particolari che guarda...
Ora, immaginate di essere un adolescente squattrinato durante i saldi di Steam. Il vero orrore! Dio, in quei momenti vorresti morire. Di questa non posso dire niente. Adoro il piede di porco nella mano. Questa prossima clip potrebbe turbare le persone più sensibili, quindi vi ho avvertiti. Гладиатор, не горбатый, не рогатый. Но, non c'era la censura. L'ho messa io. Он бесстрашный терминатор, уничтожит даже брата. Non so cosa dire. Voi ormai mi conoscete benissimo, perché sapete che adoro i colpi di scena finali. Mi sto guardando una semplice clip ambientata nel mondo di Isaac, quando ad un certo punto... all'improvviso, dal nulla, boom, così, colpo di scena, enorme testone di Sabaku che ti guarda con gli occhi che brillano. Era un bel colpo di scena? Sì. Cozzava bene con la clip? Assolutamente no. E a proposito di Sabaku, è stato molto gentile da mandarmene una. Mi ha fatto finire in un'altra dimensione in compagnia di Rick e Morty. And now for news of our own west coast, we take you to Los Angeles and the report of Byron Palmer. Veramente di classe, grazie. E a proposito di Rick e Morty, perché no, voglio dire, vi adoro. Anche il buon gatto me ne ha mandata una. Mi ha fatto disintegrare dai tripodi della Guerra dei Mondi. Almeno ho conosciuto Tom Cruise. E voi? Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. No. Solo no. Qualcuno ha usato la mia mail per creare un account di Pornhub. Questa clip di Stranger Things è molto carina. Però permettimi un consiglio, eh? Voilà! Siccome la gente ha un sacco di fantasia, mi sono arrivate qualcosa come 2000 clip di Sharknado. Ma questa è la più bella. È un reverse green screen. Ha lasciato il green screen e ha tolto me con dietro una locandina di Sharknado. Ti voglio molto bene. Questa clip invece è falsa, perché io mai e poi mai scapperei da Goldberg. Mai. E per finire questa splendida carrellata di clip, il genio. Signori, buonasera! Ma come è possibile una cosa del genere? E siccome siamo alla fine di questo video, io dovrei farvi dei ringraziamenti enormi per tutti questi anni di lavoro, tutti questi anni di passioni, tutti questi anni di soddisfazioni, anche grazie a voi. Dovrei ringraziarvi perché mi permettete di avere un lavoro che mi piace e di conseguenza di vivere una vita decente, ma non lo farò. In cambio, vi faccio vedere questo. Lo so che l'ha già fatto più di Pai, non rompetemi le balle. Porca puttana. Ambarabà. Cicci. Cocco.